grammi di cozze, 500 grammi di vongole, 300 grammi di pomodori pelati, aglio, prezzemolo, peperoncino e olio d'oliva. Stiamo facendo la sauté di cozze. Allora, dici tutto, caro Mario, cosa ne pensi di Antonio? Beh, Che cosa c'è da pensare? Che vi invidio che siete lì insieme a lui. Quindi sta preparando dei piatti veramente ottimi. Ma hai visto quello rosso-blu che bello? È la bandiera anche del Crotone. Ma io ne ho approfittato per far contente due province in un colpo solo. Sì, Cosenza e Crotone. Esatto, perché l'altra volta eravamo rimasti sul giallo-rosso. Poi la prossima volta accontenteremo i nostri amici. Di... Sì. La regina, Antonio. No? Al risotto, quello che hai preparato con i frutti di mare, sì. Hai aggiunto pure i funghi? Sì, ho messo dei funghi e delle zucchine, però volendo uno può aggiungere quello che vuole, non è indicativo per forza funghi o zucchine, si può mettere della rucola, si possono mettere dei peperoni. Sperando che mia moglie me la preparerà questa ricetta. Ma povera signora Carla, le sta facendo tutte! È una bravissima cuoca comunque. E noi lo sappiamo. Tu continua a dirlo, mi raccomando, sottolinealo. Però qua non venite mai da noi, per carità, vero Mario? Speriamo. No, non ti preoccupare che ti chiamerò e ti ritorno. Ma io mi aspetterò tante sorprese in primavera, arriverete tutti come le rondini, me lo sento. Volevo salutare Mr. Christoph, che ieri ho provato a chiamarlo, però forse non ha visto le chiamate. Che cosa ne pensi dell'argomento scelto da Christoph? Non so che direi. Per quanto riguarda le stelle, lo spazio, lo spazio che cosa combinerà? Guarda, veramente, arriverà con io una non tuta, lo so. Arriverà con una tuta d'astronauta. Comunque, una ne fa e cento ne fa. Ma guarda, veramente, è bello che poche ore fa mi aveva detto che ancora era nel buio, brancolava nel buio, invece guarda qua si è inventato le stelle. Va bene Mario, noi continuiamo. Quando è vero. Va bene caro Mario. Che ricette di spaziale troverà? Ma che ne so, ricette telespaziali. Va bene caro Mario, noi ti salutiamo, salutiamo la signora Carla. E andiamo avanti con questa sauté di cozze e vongole, va bene? Okay. Ciao, buonasera. Ciao, buonasera. Vedi, abbiamo messo il nostro olio extravergine di oliva, il nostro aglio tritato in questo caso. Un attimino e siamo da lei, signora. Abbiamo versato le nostre vongole veraci e le nostre cozze. Adesso mettiamo... Freschissime, teneva il pescivendolo, freschissime, grazie. Al nostro pescivendolo di fiducia. Pronto! Del pepe nero. Sì, pronto, buonasera. Buonasera signora. Cara signora, buonasera. Con chi parliamo? Sono Rosa dalla Sicilia. Cara Rosa, benvenuta. Da dove ci chiama dalla Sicilia? Da Riposto. Riposto, provincia di Catania. Perfetto. Cara Rosa... Ha visto che bei piatti che stiamo facendo questa sera? Bellissimo, bravo al cuoco. Grazie, gentilissima, troppo bravo, buona bravo. Signora. È veramente molto brava. È proprio brava, brava anche lei, bravi tutti. Grazie. Volevo sapere una cosa dal cuoco, se era possibile. Prego. La ricetta degli gnocchi. La? La ricetta degli gnocchi. Sì, signora, gnocchi di patate si riferisce. Sì, guardi, è semplicissima signora, bisogna vedere quante persone vengono a mangiare, però normalmente, normalmente mezzo chilo di patate dovrebbe farsi dare quelle rossicce, non proprio rossero, quelle rossicce, bollirle con tutta la buccia, spellarle e passarle col passapatate. E lasciarle raffreddare, signora, perché se lei le mischia tiepide o calde insieme alla farina, assorbono molta farina in più. Se lei invece aggiunge la farina quando sono fredde, ne prendono molto di meno e il gusto delle patate si sente di più in bocca. Ecco, allora in mezzo chilo di patate quanta farina ci va? Guardi, normalmente quando sono fredde non più di 150 grammi. Pochissima. Sì signora, e perché si chiamano gnocchi di patate?
altrimenti ci sono anche i gnocchi di farina, però a me non piacciono. No, quelle di patate. Quelle di patate, signora. Sopra mezzo chilo di patate schiacciate, 150 grammi di farina. Sì, niente, però le ripeto, aggiunga la farina quando le patate sono fredde, signora. Sono fredde. Sì, devono essere perché prendono molto di meno farina. La ringrazio infinitamente. Si figuri, signora. Cara Rosa, faccia questi gnocchi e ci faccia sapere come sono venuti poi, va bene? Senz'altro, senz'altro. A presto. Grazie mille. Complimenti per la trasmissione. Grazie, cara Rosa. Hai visto come si sono aperte? Grazie. Grazie, lei è gentilissima, signora Rosa, continui a seguirci. A lei, un saluto a lei e tutta la Sicilia, grazie. A presto, signora. Io volevo dare un suggerimento, più che un suggerimento è un consiglio. A volte capita che qualche cosa, qualche vongola non si apra. Non forzatela, buttatela via, non la mangiate. Ah, non bisogna forzarla? No, buttatela via, eliminatela. Perché quando non si aprono vuol dire che sono morte. Quelle che si aprono sono le vive. Guarda che il mio pescivendolo hai visto, il tuo pronto? Pescivendolo è fenomenale. Pronto, Simona? Sì, buonasera, con chi parlo? Finalmente riesco dopo 3 giorni a prendere la linea. Con chi parliamo? Chi sei? Con? Angela da Reggio Calabria. Benvenuta, Angela, signora. Angela. Complimenti al signor Antonio, che è bravissimo. Troppo buona, signora, troppo buona. No, è lei che è proprio bravo, veramente. Hai sentito che la prossima volta ha detto che prevederà qualche cosa in amaranto, giustamente in onore alla regina. Alla regina. Ci vuole, veramente. È giusto. Che le cose non vanno tanto bene. Ma noi ci auguriamo che tutte le nostre squadre calabresi possano riprendersi, essere tutte in Serie A. Ti immagini tutte le squadre calabresi in Serie A? Via le altre, eliminiamole tutte. Che ne pensi, Angela? Poveri noi. Sì, ti volevo dire comunque, a parte le ricette che sono bellissime, cioè più che altro buone, cioè, è bella la trasmissione per la vostra simpatia. Grazie, Angela. Capito? Soprattutto tu, Simona, troppo... veramente ti porti tanta allegria, guarda. Troppo buona, signora. È mio figlio che ti segue, lo sai, Marco, proprio. Grazie, veramente. Ti vorrebbe salutare. Prego, Simona, passamelo, Marco, Angela, stasera. Passala, mi fa è molto timido, piacere. Però stasera si è fatto di coraggio. No, buttati, vai, buttati. Dai, Marco, parla con noi. Pronto? Buttati. Pronto, Marco, ciao. Ciao. Come stai? Finalmente sentiamo la tua... Quanti anni hai? 11. Oh, allora raccontaci questo ritorno a scuola, com'è stato? Bello. Ah, bene, ti annoiavi dopo tanti giorni a casa? Hai ragione. Senti, ti piace la nostra trasmissione? Ti diverti? La mamma le prende le ricette? Sì, sì. Oh, grazie. Buonissimo, complimenti al fuoco. Grazie, Marco. Caro Marco, speriamo di risentirti presto, va bene? Ok, grazie. Ciao, Marco. Ciao, Marco, non essere, non essere timido. Ciao, grazie, cara Angela. Di nuovo. Ciao, grazie mille, Angela. Un saluto a tutti voi, grazie. Cosa stai facendo, Antonio? Guarda, questo è un peperoncino verde, a cornetto si chiama. Questo è un peperoncino rosso, piccolino, piccolino, piccolino. Adesso noi abbiamo fatto un taglietto in cima e facciamo la lingua di un serpente, vedi? Andiamo a fare la decorazione per le nostre cozze. Ah. Questo l'ho messo, lo metto a parte, perché non a tutti piace. Bravo, il forte. Ecco, infatti. Allora, pronto? A chi piace il forte? Pronto! Buonasera! Buonasera! Signora Anna! Signora Simone, o signor Antonio! Grazie, buonasera. Signora Anna! Signora Anna, buonasera, benvenuta, come va? Bene. Oh. A te ti vedo bene, ringraziami il Signore. Abbastanza, sì, abbastanza. Sono felice, ti voglio vedere sempre contento. Certo, se avessi un boa, una scala per poter scendere come una vera soubrette sarebbe diverso, però che come vuoi. Come Wanda Osiris. Sì, sì, no, ci accontentiamo. Sei bella, sei bella. Bellissima. Caramba. Te l'ho detto sempre io, adesso ti stavo facendo la foto. Dici al signor Antonio che viene un po' vicino a te. Antonio, come no? Eccoci qua. Eccoci. Bravo, Antonio. Hi, Mr. John. How are you doing? You feel good? L'ha fatta? Ale, gire.
agire. Sì. Bravo, bravo, siete bravissimi, oh, tutti e due. L'ha fatta, che è la signora si Anna? Sta costando queste belle piatte che sta preparando il signor Antonio. Ma hai visto che meraviglia, è proprio un artista, vero? È un